Le regole sono già in vigore per chi arriva da Slovenia, Austria e Croazia, dove ha soggiornato negli ultimi 14 giorni e vuole entrare nel nostro paese, vige l'obbligo di Green Pass. Se si viene sottoposti a controlli, bisogna compilare un apposito modulo. Qualora si sia sprovvisti di certificato verde, scatta la quarantena di 5 giorni, al termine della quale deve essere effettuato il test antigenico. Il problema sono i controlli, praticamente inesistenti. Controlli di retrovalico che saranno intensificati, annuncia il prefetto di Trieste Annunziato Vardè, dopo la riunione del Comitato di Ordine Pubblico. La regola è questa e va verificata attraverso controlli di retrovalico che saranno assicurate dalla Polizia di Frontiera, ma non solo, anche dalle altre forze territoriali di Polizia, in primis l'Arma dei Carabinieri. Dopo una pianificazione che verrà fatta in un tavolo tecnico previsto in questura lunedì, verranno intensificati a partire dalla prossima settimana anche i controlli dei Green Pass nei luoghi di lavoro, negli esercizi commerciali e nei ristoranti. Dopo un'ordinanza emessa dal prefetto lo scorso 13 novembre, ulteriormente ristretti i campi d'azione per le proteste previste nei prossimi giorni. Sabato, manifestazione statica in Piazza Libertà promossa da Alister, Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche, contro la campagna vaccinale. Martedì pomeriggio, corteo organizzato dal coordinamento No Green Pass Trieste, con partenza da Piazzale delle Puglie, arrivo in Piazza Perugino, intervette tre zone del centro, tra cui il tratto da Piazza Venezia via Milano.